Salve amiche ed amici, giusto ieri ho fatto un video, sono tante le cose di cui vorrei parlarvi, per questo metto questo video, anche questo video, nella cartella di riproduzione e messaggi ai miei spettatori, seguaci. Beh, ieri ho accennato di quella notizia che ho visto in internet e anche in molti video di YouTube, di una persona che ha cannibalizzato un'altra mangiandogli la faccia. Non l'ha uccisa, però lo ha sfigurato, come è possibile immaginare. E lo hanno dovuto liquidare di qualche sparo, perché era veramente una bestia umana. Questo individuo è stato conosciuto a Miami e non è stato il primo negli Stati Uniti come uno zombie cannibale. È una persona fatta di droga che cannibalizza ad altri. Non so che sostanza abbia preso, perché gli ha picchiato molto duro e male. Di solito i drogati in Italia non si comportano così. Magari mangiano bistecche. Ti uccidono, però non ti mangiano. Beh, non so, però questo mi ha fatto pensare, perché già da anni fanno queste simulazioni di attacchi massivi di zombie, e quindi anche l'apocalisse zombie, che tutti si vestono da zombie. E stanno creando come un clima mentale che già gli alienati non si sentono più dei vampiri, dei Dracula, dei Frankenstein, ma degli zombie. E fanno dei corsi di sopravvivenza nelle scuole nordamericane, come difendersi dagli zombie. Io non so realmente se aspettano che ci sia una pandemia, una malattia mondiale, o che la droga sempre più sintetica e sempre più micidiali come il coccodrillo generino queste avversità. Però è da notarsi, e per questo che forse lo metterò nella mia rubrica letteraria, che prossimamente, che sto leggendo questo libro, no, prossimamente ne tratterò, di Bram Stoker, Dracula e il vampiro. È proprio un'edizione vecchia questa, però una traduzione molto interessante, del 1966, che costò 350 lire. Perché dico questo? Perché cito questo libro che commenterò? Che poi è tutta una serie di metafore. Perché una volta, in pratica, era la ricerca del vampiro, come anche nei primi film. C'era solo un vampiro che vampirizzava le sue vittime e magari le convertiva in vampiri, però in pratica tutta la ricerca è infuocata su Dracula il vampiro. Breve stacco, sono ritornato. Beh, dicevo, tutta la ricerca è improntata a ricercare unicamente Dracula il vampiro, il conte Dracula, che arriva alla fine del romanzo. E molti vi hanno visto l'opportunità letteraria, ma anche commerciale, di dargli un seguito. Invece, al giorno d'oggi, si vede che non è più sufficiente trovare un vampiro. Tutto il film è la ricerca disperata di un vampiro. Se dovessero ricostruire il libro fedelmente in un film, una ricostruzione cinematografica, cioè non si vedrebbero molti morti, la gente non lo troverebbe spettacolare, perché è come cercare l'omicida di una persona durante tutto un film. Invece io mi sono sempre chiesto perché nei film la moltiplicazione prima di tutto dei vampiri e poi delle vittime vampirizzate. Tanto è vero che hanno fatto dei film zombie contro vampiri, in cui sembra che mezza umanità è vampira e mezza umanità è zombie. Perché anche il vampiro si presta a delle interpretazioni, di essere un marginale, anche se ricco, è proprio una figura contrastata e contraddittoria, perché vive ai margini della società, ma è ricco, è un conte, vive nel lusso, però è un lusso dark. Quindi hanno fatto schiere e schiere di vampiri a rappresentare tutti i marginati. Con gli zombie ha funzionato praticamente nello stesso modo. Schiere e schiere di zombie che vanno apparendo nei film fino a che sono intere popolazioni.
È facile vedere in questo una certa chiave di lettura, cioè che gli individui emarginati vengano visti come dei mostri che dormono per le strade, sporcano, sono malati e poi aggrediscono la gente. Da qui forse che adesso emarginati, gli homeless statunitensi, perché questo zombie cannibale era un homeless, si sia identificato drogandosi con uno zombie, perché lo ha visto come l'individuo più derelitto e più marginato e più scoria che potesse venire in mente, oppure perché era un malato mentale. Beh, questo è il primo argomento che ancora devo approfondire. Poi, che strano, no? Che ci siano sempre più milioni di zombie e di vampiri nei film. Poi adesso si avvicinano le votazioni e quindi buon pro vi faccia, andate a votare, votate comunque, perché tanto la politica la decidono in altri. Per esempio, le ultime elezioni che ci sono state, in pratica doveva essere primo ministro Bersani, che i telegiornali durante tutto il suo regnato di presidente del Consiglio dei Ministri quasi non lo citavano, perché lui poi appariva, parlava come dall'opposizione, perché c'era Berlusconi e Grillo che non lo facevano governare. È sempre il solito problema, perché quando c'era Berlusconi e c'era la sinistra che non lo faceva governare. Prodi ha avuto anche una scusa migliore, perché era anche il centro-sinistra che non lo faceva governare, e la sinistra di Bertinotti. Vabbè che anche per il primo mandato di Berlusconi, che l'ha dovuto interrompere, è stato il centrodestra a non farlo governare. Forse molti di voi non erano nati nel 94, che andate a votare adesso, perché adesso avete 94, 2004, 2014, avete 20 anni. Se avete 20 anni siete nati nel 94, chi vi parla è del 69. E quindi io ne ho viste di cotte e di crude da quando ero giovane, bambino, che non guardavo molto i telegiornali perché era tutto un politichese fra De Mita, questo, quell'altro, tutto quello schifolino. E adesso si ripresenta tutto questo parlottio, rimettono in discussione tutto per fare vedere che sono capaci a risolvere, anche quello che suppostamente stava già risolto. Non so che dirvi, continuate con il cambio, magari Grillo farà qualcosa, il Movimento 5 Stelle, però c'è molta disidia nel Movimento 5 Stelle ed io vi ripropongo un classico che può essere il libro di battaglia della dissidenza grillina. Così come Arcipelago Gulag di Sovenisky è stato il libro dei dissidenti sovietici, il ritorno dello Jedi e in generale Star Wars, Guerre Stellari, può essere il libro della dissidenza del Movimento 5 Stelle e dei grillini. Quindi leggete i libri di Star Wars se li trovate, magari da un rigattiere perché non li hanno più ristampato, e chissà che non vi diano dei suggerimenti alla Resistenza 5 Stelle. Che c'era l'imperatore che era il presidente della Repubblica Galattica, no? Quindi Giorgio Napolitano come imperatore della Repubblica, chi sarà la principessa, Luke Skywalker, chi sarà? Beh, già ci abbiamo un'idea di chi può essere lo Jedi, no? Quello piccolino, basso, con le orecchiette a punta. E poi naturalmente chi sarà Darth Vader? Silvio Berlusconi, se il piccoletto verde già si è capito chi può essere, no? Quindi ci sono delle similitudini politiche, ma guarda un po' George Lucas che ha profetizzato. Questo libro si può interpretare nella politica italiana, cioè vale a dire che la politica italiana è una commedia galattica. E avete capito che quindi io non voto. Voto solo a le politiche nazionali, cioè le politiche. Ho votato l'ultima volta, ebbene ve lo dirò, per la rinnovazione.
però poi si sono messi anche loro a impastranare di fare percentuali di questo, percentuali dell'altro. Hanno fatto molta politicheria. È inevitabile che da movimento si trasformino prima o poi, anche se c'è scritto movimento, in partito politico, perché altrimenti dovrebbe essere composto da varie anime il movimento, e non mi sembra così, perché stanno contro tutti. Quindi più che movimento, movimento è un partito politico in movimento. Io non so, mi sembra che deve cambiare tutto il sistema. Possiamo discutere se Grillo sì, se Grillo no, se Berlusconi sì, se Berlusconi no, se D'Alema sì, se D'Alema no, se Prodi sì, se Prodi no. A parte che non ho capito perché ci sono pochi rappresentanti. In Nord America, quando Al Gore non ha vinto, non si è più ripresentato. Se l'altro che si è presentato anche contro Bush Junior, George Walker Bush Junior, ha perso, che non mi ricordo mai come si chiama, dovrei leggere un libro e lo faccio, di Michel Moore. Perché se i politici in Nord America, i senatori, perdono le presidenziali, non si ripresentano? Perché in Italia invece sempre i capi partiti si ripresentano a vita e non dicono bene quanti ci sono importanti di dirigenti nel PDL? Che non si ripresenti più Berlusconi, già si è candidato due volte, magari lo hanno eletto una. Perché là c'è un ricambio politico e invece da noi oltretutto si sciolgono e si riaccomunano partiti, come è successo dal 94 in poi. La Cassa delle Libertà, Forza Italia, PDS, PDL, PS, Radicali, Margherita, beh, Radicali sono sempre rimasti minoritari e soli, Margherita, Garofano, La Quercia, Girasole. Perché sempre si ripresentano le stesse forze con nomi diversi, fanno poli diversi e basta. Una forza politica deve fare come il partito, la Rifondazione Comunista di Bertinotti. Quando ha perso non si sono rifatti, si sono ritirati. La Rifondazione Comunista che c'è adesso è un'altra cosa, e anche è stata riaffondata giustamente. Però non mi ricordo l'altro candidato che iniziava con la D, credo, nordamericano. Però appunto, poi lo dirò in un altro video, adesso dovrei mettermi a leggere. Però ecco, quando per esempio Cheney ha perso con Obama, non si è ricandidato dopo. Ha accettato la sconfitta e adesso fa parte del gabinetto presidenziale. Se Obama perdeva, non si ricandidava dopo. Invece in Italia si ricandidano sempre, cioè non hanno sufficienti iscritti come per farli ascendere nel partito. Poi i partiti sono enti privati, non pubblici. Qualsiasi cittadino, anche se non esce da un partito, dovrebbe poter avere l'opportunità di candidarsi per un ruolo politico. Ma c'è troppa partitocrazia in Italia, a parte i tecnici che sono sempre messi dai partiti. Beh, questa è stata la mia digressione politica. Poi non so che dire, devo fare dei video sui libri, però c'è sempre poco tempo, soprattutto per parlare, c'ho tanti argomenti, tanti temi che vorrei parlare della modernità. Vorrei parlare della modernità versus tradizione. Per questo sto leggendo questo libro, Archetipi, di Elémire Zola, uno dei miei autori favoriti, come René Guénon, Eliade, e Rive Marques, non so come si pronuncia, perché mi piace molto l'antropologia. Spero di non fare con questa filmatrice un video troppo pesante, però non lo carico più in full HD, lo caricherò 740x960 o 740 per un formato 480, quello che sia. Beh, allora un saluto a come Pietro Trevisan, che mi deve rispondere alle domande che gli ho fatto sugli zombie, se c'hanno un'analogia socioculturale con le masse soppresse, con e poi che miti ci sono sugli zombie, soprattutto come la letteratura occidentale moderna e il cinema si è impadronito
dello zombie convertendolo in un nemico pubblico, nel senso che può rappresentare appunto i derelietti e le masse, quando ci sono degli scontri, dei disagi, delle manifestazioni, sempre ci sono delle scene di zombie che gli sembrano molto uguali, no? Delle repressioni di manifestanti, tutto come se fossero zombie. E poi non so qual è l'archetipo politico italiano, se è che c'è, perché si ripresentano sempre i partiti e i politici a giocare gli stessi ruoli in Italia, dai tempi del 45 in poi. E poi saluto tutti gli iscritti, e devo ancora fare dei video in inglese, però voglio provare a fare questo video in HD, però 740 in un formato basso, perché se no io c'ho un vecchio PC. A proposito, vi prego, sono disoccupato, fate clic nei banner pubblicitari, ve ne prego, perché vorrei diventare youtuber professionale, sono partner di YouTube, però ancora non mi hanno dato un dollaro. Io vorrei iniziare a guadagnarne 100. C'è una teoria che dice che se tu fai 100.000 video già ti danno 100 dollari. Io ne ho fatti 36.000. No, se tu fai sì 100.000, perché devi avere 100.000 visioni. Io di visioni ne ho raggiunte come 35.000, 36.000 in un anno e mezzo, ma dovrei rimanere altri 3 anni a fare video prima di avere 100 dollari. Io ho bisogno adesso. E poi perché devo rinnovare il parco tecnologico, a pochi mesi che ho il tablet già la batteria ha dei problemi. Quindi io cerco di fare dei video per compartire cose interessanti con voi, però ecco, voi diffondeteli se potete, se vi piacciono, ai vostri contatti nei centri delle piattaforme sociali che frequentate, ai vostri amici, parenti, familiari e anche nemici, magari per fargli un dispetto se non vi piace il video, in modo che io possa raggiungere le 100.000 visioni, ve ne prego. Una mano lava l'altra, e se voi vedrete i miei video e li commentate, io vi prometto di vedere i vostri video e di commentarli. E se li mettete nella cartella di riproduzione del vostro canale, io li metto fra i miei favoriti, perché io ho messo nei miei canali favoriti tutti gli iscritti al mio canale, però non tutti vedono i miei video o li commentano. E quindi io adesso vorrò fare una lista di canali favoriti, solo dei canali che interattuano col mio canale. Quindi se vedete il mio video, perché io lo sappia che lo avete visto, commentatelo, allora io entrerò nel vostro canale e vedrò i vostri video, ve lo prometto. Allora saluto a tutti, Laura Pezzino, Marco Travaglio, che ancora non mi ha risposto se gli serve un collaboratore per il suo Fatto Quotidiano. Mi raccomando, diteglielo a Marco Travaglio che c'è un collaboratore, Sant'Enchan, che può corrispondere col suo Fatto Quotidiano, fare da collaboratore, da inviato speciale. Mimmo Corcione, Massimiliano Di Venanzio, ciao, tutti i miei amici, scusate se mi scordo di qualcuno di voi, Joe Doe, però ho già fatto un video salutandovi tutti. Allora ciao e a presto.